Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TGN che apriamo con un'operazione dei finanzieri di Milano che, su richiesta della Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti della filiale italiana del colosso statunitense UPS. Tre le persone indagate, tutti particolari, nel servizio di Paolo Pirovano. I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato oltre 86 milioni di euro a UPS Italia, multinazionale leader nel settore della logistica. Il sequestro preventivo di urgenza è stato firmato dal pubblico ministero Paolo Storari nell'ambito di una nuova indagine sulla presunta somministrazione illecita di manodopera. Sono indagati i tre rappresentanti legali di UPS che si sono succeduti dal 2017 al 2022. Qui è stata contestata l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Procura di Milano ha chiesto di applicare a UPS la misura cautelare interdittiva del divieto di pubblicizzare beni e servizi per un anno ai sensi della legge amministrativa sugli enti. L'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è fissata per il prossimo 12 gennaio. La frode IVA sarebbe stata realizzata attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti, in particolare ricostruendo la filiera della manodopera. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha scoperto che i rapporti di lavoro con UPS venivano schermati da società filtro che a loro volta si rivolgevano a cooperative e serbatoio che sistematicamente omettevano il versamento IVA o i contributi previdenziali. I militari hanno notificato gli avvisi di garanzia agli ex manager e alla società indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti e hanno condotto perquisizioni nei confronti di persone e società coinvolte nelle province di Milano, Roma, Como e Reggio Emilia. Scoppio di una cabina elettrica di trasformazione media tensione sotto il palazzo di Confcommercio in Corso Venezia. È quanto accaduto oggi e, secondo le prime informazioni, lo scoppio sarebbe stato causato da un problema tecnico di malfunzionamento della cabina e lo scoppio non ha comunque causato alcun incendio né rilascio di fumo. Non ci sono stati feriti, anche se per precauzione sono state evacuate circa 200 persone. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Un'indagine dei carabinieri di Monza ha permesso di scoprire tre bande specializzate nel traffico nello spaccio di droga tra la Brianza, Milano e Pavia. Il giro d'affari superava i 1.000 euro al giorno. Un anno e 4 mesi di indagini, tre bande specializzate nello spaccio di droga sgominate, 115.000 euro di beni sequestrati. È il bilancio dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Monza e del reparto operativo del Comando Provinciale Brianzolo, che hanno arrestato 11 persone su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Monza su richiesta della Procura della Repubblica. 4 persone sono finite in carcere, 7 ai domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti e tentata estorsione, 6 gli indagati a piede libero. Le indagini, iniziate a marzo 2021, sono proseguite fino a luglio 2022. I militari di Monza hanno iniziato a indagare su 3 diversi gruppi criminali attivi a Monza, in provincia di Pavia e in provincia di Milano, e dediti al traffico di droga con smercio di quantitativi ingenti di cocaina, marijuana e hashish e consegne per lo spaccio al dettaglio. Le indagini si sono allargate dopo l'arresto in flagranza di un pusher di Monza appartenente a un giro di spacciatori attivo nei quartieri San Rocco e San Fruttuoso. Dall'uomo, seguendo a ritroso la filiera della droga, i carabinieri sono riusciti a risalire ai fornitori, un gruppo attivo nelle province di Milano e Pavia, che secondo quanto è emerso dalle indagini si sarebbe reso responsabile anche del tentativo di estorsione nei confronti di un cliente per un debito di droga di 3.000 euro. 100 le consegne di droga tutti i giorni per un giro d'affari che secondo gli inquirenti superava i 1.000 euro quotidiani e che, se stimato per tutta la durata dell'indagine, supera il mezzo milione di euro. Potenziare il sistema delle residenze sanitarie assistenziali, delle residenze sanitarie per disabili e delle comunità sociosanitarie attraverso uno stanziamento di oltre 90 milioni di euro. È il contenuto del provvedimento approvato dalla Giunta regionale della Lombardia e presentato oggi dall'assessore al welfare Guido Bertolaso in conferenza stampa. Andiamo proprio a sentire Bertolaso. Ma un sostanziale aumento di quelli che sono i contributi, soprattutto per tutte quelle strutture che ospitano
le figure più fragili, fragilissimi, quelli che hanno problemi seri di alimentazione, quelli che hanno problemi seri di natura psicologica e di natura anche deambulatoria. Da questo punto di vista è una quota abbastanza importante di tutti quelli che sono ricoverati sia nelle strutture residenziali assistite o per disabili o comunque in ogni caso quelle che si occupano di questo genere di problemi. 90 milioni ripartiti appunto per, in parte per aumentare la tariffa, la quota parte che Regione Lombardia si assume come pagamento della tariffa, altri 30 milioni che sono invece destinati a pagare le medicine, i farmaci che queste persone purtroppo sono costrette ad assumere e che vengono acquistate dalle strutture che li ospitano. E quindi direi che si tratta di un passaggio ulteriore abbastanza significativo insieme di fatto al blocco di quelle che sono le tariffe che devono sostenere le famiglie. Da questo punto di vista abbiamo messo una metodologia che non vada a penalizzare nessuno, soprattutto quelli che ospitano queste persone, ma che salvaguardi quelli che sono i problemi che vivono le famiglie che già purtroppo devono sopportare un aggravio di fatica, di dolore, di sofferenza non indifferente. Ecco, questo provvedimento è stato contestato però dal Partito Democratico. Bertolaso con una sola delibera è riuscito a fare un pasticcio che pagheranno tutti, ospiti dei servizi sociosanitari, personale e gestori. Così in una nota i consiglieri regionali del PD, Carlo Borghetti e Davide Casati. Abbiamo aspettato per anni che Regione Lombardia aumentasse le risorse per i servizi sociosanitari, dicono Borghetti e Casati, e nel frattempo è anche enormemente aumentato il bisogno da parte delle famiglie lombarde, che sono costrette ad attendere mesi o addirittura anni per un posto in un RSA o in altre strutture, dovendo poi anche pagare rette molto spesso insostenibili. E ora la Regione che fa? Stanzia meno della metà dei soldi necessari a coprire i costi sanitari che scorrettamente continua a far pagare alle famiglie, denunciano i Dem, e sulle rette produce una beffa che Fontana e Bertolaso si guardano bene dal rivelare nei loro comunicati stampa. Chi ha problemi cognitivi o dell'alimentazione continuerà a pagare la retta che già paga, solo se la sua retta è superiore alla media, mentre a tutti gli altri la retta potrà essere aumentata senza limiti. E mentre la Regione ammette che alcuni bisogni assistenziali si aggravano, continua a dare ai gestori dei servizi gli stessi contributi, indipendentemente dalla qualità assistenziale e dalla quantità di personale in servizio che varia da struttura a struttura. Siamo arrivati alla beffa che con queste regole un RSA può prendere più soldi della Regione e potrebbe anche diminuire il servizio ai propri ospiti e lo stipendio al proprio personale, attaccano i consiglieri. Non servono colpi di delibere qua e là, concludono Borghetti e Casati, serve una revisione complessiva del sistema per mettere finalmente in correlazione qualità assistenziale, contributo regionale e rette, altrimenti ne fanno le spese ancora una volta gli ospiti e le famiglie a cui le rette vanno davvero calmierate depurandole dai costi sanitari che devono essere a carico del servizio sanitario come previsto dai LEA. E ora rimaniamo in ambito sanitario con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha parlato di quelle che sono le nomine, il processo che porterà alle nomine dei direttori e del CDA degli ospedali lombardi. Sala che ha fatto diciamo una sorta di raccomandazione chiedendo che le nomine siano basate solo sul principio della competenza. Sentiamo. È difficile dare un giudizio, non voglio dare un giudizio superficiale soprattutto perché in effetti non, tra i tanti problemi che ho almeno questo non lo sto seguendo. E l'importante è che vengano fatte su con un principio di competenza che è necessario, soprattutto in un territorio come il nostro, che competenze ne ha. Detto ciò, però non mi spingo a commentare cose che non conosco abbastanza bene. Costruito fino al tetto il primo blocco del nuovo policlinico di Milano. La fine dei lavori dell'edificio centrale è previsto entro la fine del 2024. La struttura sarà operativa, aperta ai pazienti per la prima metà del 2025. Prenderà il nome di Padiglione Sforza perché è dedicato al Duca Francesco Sforza. Oggi all'incontro per presentare lo stato di avanzamento dei lavori erano presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e il presidente del policlinico Marco Giacchetti. Andiamo a sentire proprio il presidente del Policlinico. È un traguardo importante, in tutti i cantieri si festeggia sempre l'arrivo al tetto, ponendo la bandiera o l'albero a seconda delle latitudini. Noi l'avevamo promesso durante la festa del perdono del marzo di quest'anno, che saremmo arrivati a dicembre, quindi il motivo dell'evento di oggi per segnalare, segnare che è promessa mantenuta e oggi siamo qui con il tetto gettato. Fine 24 la struttura terminata, vuota, poi dopo dovremo traslocarla, allestirla, collaudarla,
e poi cominciare a trasferire i primi pazienti, quindi fine 24 edificio finito, metà 25 cominciare l'operatività qua dentro. L'ospedale è costato fino adesso 201 milioni, di cui 36 dal Ministero, 30 da Regione Lombardia e il resto, caso più unico e penso importante, bella storia al mondo, autofinanziati grazie alla filantropia e alla beneficenza dei milanesi nei secoli, rimettendo in gioco con un progetto di housing sociale tutto il patrimonio immobiliare dell'ospedale. Quindi restituiamo ai cittadini con un ospedale pubblico quasi interamente autofinanziato e non pesa sulle tasse dei cittadini, e dall'altra con un progetto di housing sociale per aiutare tanti altri cittadini in una città che ha un caro affitti veramente importante come Milano. Il vincolo contro l'abbattimento dello stadio di San Siro non sarà sospeso, lo ha deciso il TAR rigettando la richiesta del Comune di Milano e rinviando la discussione al 14 marzo 2024. Oggi sull'argomento è intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. A Milano continua a far discutere la decisione di abbattere lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. L'ultima fase della vicenda riguarda la decisione del Tribunale Amministrativo della Lombardia adottata nella giornata di ieri. Il TAR ha infatti respinto il ricorso cautelare proposto dal Comune contro i pareri preliminari della Sovrintendenza e della Commissione regionale per il patrimonio della Lombardia sull'esistenza di vincoli che impediscono l'abbattimento dello stadio. Il TAR della Lombardia dunque scioglierà il nodo, ma ci vorranno altri 3 mesi di attesa perché la complessità delle questioni poste dalle parti richiede gli approfondimenti propri della fase di merito. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto oggi sul tema a margine della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori del nuovo Policlinico di Milano. Penso che non è una partita chiusa, penso che nessuno di noi, di tutti i protagonisti, hanno trovato la soluzione giusta. È evidente, quindi nessuno si deve responsabilizzare, tantomeno io, però non la considero ancora una partita chiusa. Vedremo. Hai incontrato le squadre? No, non le ho incontrate. Incontrate? Se hanno bisogno, noi siamo qua, abbiamo un procedimento aperto, quindi siamo in attesa di una risposta dal loro punto di vista. Nella puntata odierna di Metropolis vi abbiamo accompagnato in un tour del centro di Milano sulle tracce degli alberi di Natale griffati, tradizione e modernità, veri abeti o installazioni artistiche, insomma ce n'è per tutti i gusti. Vediamo. Il primo degli alberi che vedremo oggi è quello sponsorizzato da Baci Perugina, è il più goloso, diciamo così, della serie. Ci sono delle sedute a forma di stella con delle frasi scritte, degli auguri scritti sopra. Ti auguro il posto giusto e il momento giusto, ad esempio questa è una, anche se mi bagnerò i calzoni ovviamente perché qua è tutto bagnato, piove. Non farlo! Ti puoi sedere qui e gustarti questa installazione, questa cosa molto particolare. Adesso ci spostiamo, Jacopo, perché appunto arriviamo all'albero di Piazza del Duomo. Alle mie spalle vedete che ci sono i 5 cerchi olimpici, ovviamente, perché questo è l'albero di Milano Cortina 2026. L'installazione riguarda i giochi olimpici, i 5 cerchi, le medaglie d'oro, d'argento e bronzo non si vedono, ma ve lo garantisco io che ci sono, i tondi che vedete probabilmente, ecco. A parte le palle, quelli riflettenti sono medaglie. Tutti i nomi dei medagliati delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi italiani, ovviamente. Stiamo andando verso la polemica, Stefania. Già la vedo là in fondo, la polemica. Vabbè, è la polemica, arriviamo, ha un nome che inizia per G e finisce per Ucci. Sono queste borse con ovviamente la classica chiusura Gucci che è iconica, diciamo così. Uno sopra l'altra, 8 metri e mezzo l'altezza di questa installazione. Questo è l'albero di Gucci, che però, bisogna dirlo, polemica a parte, è il posto dei selfie del Natale, perché c'è una marea di gente che sta facendosi le foto davanti all'albero di Gucci. Però Gucci, guarda qua. Sephora, eccotelo qui, davanti alla scala, eccoci. Queste sono 98 scatole di diversa foggia e di diversa dimensione, 10 metri di installazione. Questo pulsantone che non possiamo premere perché bisogna premerlo dalle 16 alle 20. Dai, premilo. Se no non si può schiacciare. No, scherzo. Lo so, Stefania, che tu mi stai odiando, vorresti che lo facessi, però se no non arriviamo in San Babila, andiamo a San Vittore. Va bene. C'ho una fame che è metà basta. Il pretzel, guarda. Poverino, non possiamo. Col formaggio, con le belle.
Io vi faccio solo vedere che noi siamo abituati qua in centro, ad esempio, alle code davanti a Luini o comunque in quei negozi, in quei ristoranti che spesso sono inflazionati. Ecco, la pausa pranzo a Natale è diventata un po' questa qui. Telenova, sì, ciao. Andiamo dritti in corso Vittorio Emanuele e qui si torna alla tradizione con un abete di 10 metri che arriva dalla Val Sorda e un albero che ha una connotazione molto femminile. In effetti si chiama Celebrate Women. Purtroppo poi io vi devo far vedere una cosa, se ti giri un secondo, ma proprio senza esagerare, mettiamoci un attimo così, e qui c'è il Natale di Victoria's Secret e alle mie spalle c'è chi dorme per terra in Galleria del Corso. E questa ormai ai noi è la nostra Milano. Natale, perché francamente, sì, ma ricordiamocela almeno a Natale, perché spesso ci dimentichiamo che sono queste cose qua. Guardate un po', si muovono veloci quelli dentro, perché questa è la pista di pattinaggio del centro di Milano. Anche in stazione centrale effettivamente c'è una bella urca che vola. Attenzione, è caduto qualcuno, la cronaca che chiede prende il sopravvento. No, tutto a posto, siamo a posto. Non è gratuito, nel senso che qualche cosa devi dare, ma è una sorta di offerta che poi va a finire in beneficenza. Cambiamo argomento, vi proponiamo ora un'intervista realizzata in Duomo con il cardinale albanese Ernest Simoni, per più di 25 anni imprigionato dal regime comunista per la sua testimonianza di fede. Sentiamo Anna Maria Braccini. L'arcivescovo di Milano ha invitato il cardinale Ernest Simoni di passaggio in diocesi per la celebrazione dell'Immacolata Concezione di Maria in Duomo. E allora abbiamo realizzato questa intervista con il cardinale Simoni, 95 anni compiuti, condannato nel 1963 alla vigilia della notte di Natale. Simoni è stato incarcerato con prigione durissima, torturato, fino al 1981 come nemico del popolo del regime comunista di Enver Hoxha. Lei è un testimone della fede che ha attraversato tutto il secolo scorso e ora è qui a dire cos'è stato quell'abominio. Cosa vuole dire alle giovani generazioni? E Dio ha creato tutti gli uomini per una piccola prova, per arrivare nella felicità eterna in paradiso. Questo è tutto per tutti gli uomini, per godere la felicità sempiterna. Noi come buoni cattolici siamo entrati nel tempo di avvento. Vuol dire 4.000 anni il popolo del mondo da allora aspettava il liberatore, il salvatore. E sulla meta ultima di ogni esistenza, il cardinale Simoni non ha certo dubbi. La meta principale di ogni uomo è salvare l'anima. E così dobbiamo sentire la parola dolce di Gesù. Ha versato tutto il sangue per tutti i peccatori, per darci la speranza della vita, per darci la risoluzione che nessun altro può darci in questo mondo. E vi ricordo che dopo questo telegiornale la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi, a cura di Anna Maria Braccini, propone proprio l'integralità dell'intervista al cardinale Simoni. A seguire poi lo sport, Nova Stadio TG e Nova Stadio Sprint curati da Michele Marchetti, poi alle 21, come ogni giovedì, i motori, griglia di partenza. Grazie per essere stati con noi, buona serata.